questa quarta edizione, per chi partecipa per la prima volta a questo format, diciamo così, a questo incontro che abbiamo messo in cantiere, in programma da diversi anni, è iniziato quasi per gioco dicendo creiamo un momento di aggregazione nell'arco dell'anno con una certa costanza, e poi da 10, 15, 20 persone che sistematicamente si vedevano, ad oggi siamo arrivati ad avere un gruppo sostenuto di amici, di clienti, di partner che sistematicamente ci accompagna in questi incontri. Tra l'altro, da quest'anno appunto abbiamo fatto una pianificazione di queste iniziative anche con dei partner che ci supportano, quindi come vedete da Vodafone, Adecco, Groupama, Buro Veritas, Cisco, si è aggiunto nell'ultimo mese Peroni, Bosch, Valtour, RDS e BAT, che sono come dire i 10 partner che ci seguono, ci seguiranno su tutto l'anno, perché ogni mese più o meno facciamo un incontro di questo tipo che si alterna tra Roma e Milano in particolare. Non rubo altro tempo al tema della serata, all'ospite della serata che ovviamente, come avrete visto dall'invito, Rodrigo Bianchi, presidente di Johnson & Johnson Medical Italia. Lo accoglierei con un applauso, visto che lascio la parola sul tema, visto che il filo conduttore comunque di tutti gli incontri è legato all'innovazione, poi innovazione declinata nei diversi settori e nei diversi temi, settori merceologici che andiamo a affrontare. Oggi il tema ovviamente è la sanità, e quindi non potevamo che avere un ospite d'onore come Rodrigo Bianchi. Bene, lascio a lui la parola. Dico due parole su di me, mi chiamo Rodrigo Bianchi, lavoro in Johnson & Johnson da 24 anni, l'azienda in Italia è un'azienda abbastanza grande, è probabilmente la più grande azienda biomedicale, ha 1200 dipendenti e un fatturato di più o meno di 800 milioni di euro.